Umbria per te, il programma per una regione dinamica, bella e sicura. Scopri tutte le iniziative della Regione Umbria per il turismo, i cittadini e l'economia. Inquadra il QR code oppure vai su www.regioneumbria.it coronavirus. Edizione del TG dell'Umbria, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TEF Channel. Si va verso un Natale blindato con misure rigorose decise dal governo in vista del nuovo DPCM del 4 dicembre prossimo. Nel provvedimento sarà infatti aggiunta una norma che entrerà in vigore tra il 18 e il 19 dicembre e scatterà il divieto di spostamento tra regioni anche in zona gialla, salvo alcune deroghe che sono al vaglio del Ministero della Salute dopo aver ascoltato il Comitato Tecnico Scientifico. Una decisione resa necessaria dall'impossibilità di affrontare un rischio troppo alto per l'andamento epidemiologico che potrebbe risalire, come già successo nell'estate scorsa. Tra le varie deroghe che sono in corso di valutazione, la possibilità di ritorno nel comune di residenza e anche il ricongiungimento familiare in caso di parenti anziani da parte di un figlio o un genitore. Da poco iniziata la conferenza delle regioni, convocata in videosessione straordinaria per discutere delle proposte da portare al governo in vista del prossimo DPCM con le misure anti-Covid. A proposito della riapertura delle scuole, potrebbero essere i prefetti a coordinare nei rispettivi territori l'organizzazione del sistema del trasporto legato all'attività scolastica. È quanto prevede una norma scritta dal Ministero dell'Istruzione in accordo con il Ministero dell'Interno che, secondo quanto riportato dall'ANSA, si pensa di inserire già nel prossimo DPCM. Dunque il lavoro è portato avanti dai prefetti nei vari territori, ovviamente anche in Umbria. E andiamo all'andamento del contagio: netta diminuzione dei tamponi Covid come ogni lunedì analizzati in Umbria nell'ultimo giorno, sono 480, dai quali sono scaturiti 68 nuovi positivi, come vedete nella nostra grafica. Sono 23.808 in tutto i positivi dall'inizio della pandemia, ma un dato rilevante: 263 guariti, 15.166 in tutto dall'inizio della emergenza in Umbria. È quanto si evince dai dati aggiornati dalla regione. Ancora in calo gli attualmente positivi, 208 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 13 vittime per Covid, portando il dato complessivo a 407. In aumento i ricoverati in ospedale, 432, 11 in più di ieri, 65 dei quali, dato rimasto invariato, in terapia intensiva. Il tasso di positività dei tamponi è del 14,1%, in netta crescita rispetto ai giorni scorsi, come accade ogni lunedì, ma ovviamente lo ricordiamo, questo accade perché nel corso del fine settimana, soprattutto di domenica, i tamponi processati sono in numero nettamente inferiore. Saranno 25.000 residenti in Umbria che riceveranno le prime dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer quando saranno disponibili. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza coronavirus in Umbria, Antonio Onnis. Su una base di distribuzione in rapporto alla popolazione, è presumibile che vengano messe a disposizione per la regione, con la prima fornitura, circa 50.000 dosi di vaccino, sufficienti per un primo gruppo di 25.000 persone, visto che va somministrato con due dosi a distanza di un mese, ha precisato il commissario Onnis, che ha comunque ricordato che al momento non c'è ancora un numero preciso in relazione alla quantità assegnata alle varie regioni delle 3,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer opzionati per l'Italia.
L'assessore regionale alla salute Luca Coletto e il direttore sanitario Claudio Dario hanno sottolineato la capacità della macchina ospedaliera umbra di non fermarsi per le prestazioni diverse da quelle legate al Covid durante la seconda fase della pandemia, nonostante i numeri di contagi doppi rispetto alla prima fase. A questo proposito abbiamo un servizio chiuso e lo andiamo a vedere. Ma parliamo di questioni, diciamo, correlate al Covid, che a differenza della prima mandata, cioè di questa primavera, quando ai sensi del DPCM sono state chiuse quasi tutte le altre attività, diciamo, relative all'ambulatoriale, relative alle liste d'attesa che già peggiavano prima, figuriamoci successivamente al Covid, sono pesate ancora di più. In tal senso avevamo messo in piedi, inizio, fine primavera, inizio estate, avevamo messo in piedi un programma di smaltimento di queste liste d'attesa. Un programma che è andato avanti in maniera silente, ma assolutamente attiva e operativa. Di questo ringrazio i quattro commissari per il lavoro che è stato svolto, ringrazio il direttore Dario e tutti quanti gli operatori sanitari, perché alla fine della fiera andiamo a caricare sempre sui nostri operatori sanitari, sempre sui nostri medici, sempre sui nostri infermieri. È stato fatto un grande lavoro. Quando si arrivano a numeri di centinaia e centinaia di persone al giorno è inevitabile che il tracciamento non sia più così efficiente. Questo non soltanto in Umbria, questo è avvenuto in tutta Italia a fronte di questi numeri. Quindi tutta una serie di strumenti e di conoscenze che hanno consentito di affrontare questa seconda fase, pur con numeri incredibilmente superiori rispetto alla prima. Stiamo parlando dei numeri di contagi grosso modo 10 volte superiori, stiamo parlando dei ricoveri in terapia intensiva quasi il doppio della prima fase e stiamo parlando dei ricoveri ordinari anche qui quasi il doppio della prima fase. Non soltanto non c'è stato un lockdown totale così come nella prima fase e l'abbiamo visto distribuito nel territorio in modo diversificato e anche come entità il blocco non è stato così violento e assoluto come nella prima fase, ma anche all'interno delle strutture sanitarie si è lavorato molto sulla definizione dei percorsi, sulla protezione delle attività ambulatoriali, delle attività chirurgiche e si è riusciti a mantenere comunque una quota di attività che hanno consentito e che ci consentono tutt'oggi di non aver mai dovuto spegnere completamente il motore sanitario. Una presunta frode milionaria nel settore del commercio delle auto è stata individuata dalla compagnia di Foligno della Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Easy Car, coinvolte due società mentre sono 31 i soggetti denunciati a vario titolo. Tra i reati contestati truffa aggravata, falsità ideologica e utilizzo di fatture false per un ammontare di 9 milioni di euro. Secondo la Guardia di Finanza l'IVA così evasa ammonta a circa 2 milioni di euro. E a conclusione delle indagini delegate dalla locale autorità giudiziaria e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Perugia hanno contestato un'evasione di circa 34 milioni di IVA ad una società romana risultata coinvolta in una frode nel settore dei prodotti petroliferi provenienti dall'est Europa. L'evasione dell'IVA consisteva nell'immettere sul mercato carburante a prezzi notevolmente competitivi. L'intera attività era però svolta in completa evasione di IVA e delle altre imposte.
E i vigili del fuoco sono intervenuti sulla 1 nell'uscita area di servizio Giove in direzione Roma per un incendio di un semirimorchio. La matrice era stata preventivamente staccata ed il semirimorchio è scarico. Sul posto i vigili del fuoco di Amelia e un'autobotte da Terni. Da venerdì prossimo una comunicazione di servizio che riguarda anche l'aeroporto internazionale dell'Umbria. Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dell'aeroporto di Trapani per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo inaugurale è proprio Trapani-Perugia con partenza alle 7.30 e rientro alle 9.40. La tariffa è di 51,69 per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti, a riprova della grande attenzione che il vettore bulgaro mostra verso i passeggeri per stimolarne gli spostamenti in un momento di assoluta contrazione. E ancora a cronaca, il personale della squadra volante diretto dal commissariato della polizia di Perugia ha tratto in arresto un cittadino di origini albanesi di 28 anni trovato in possesso di un documento di identità albanese ma sprovvisto della documentazione inerente alla sua posizione sul territorio nazionale. E in occasione della giornata mondiale della lotta contro l'AIDS in programma il 1° dicembre, dunque domani, Federfarma Umbria e Allaiz Umbria Onlus promuoveranno una campagna informativa e di prevenzione. Ce ne parla Paola Costantini. Non solo presidi rilevanti della sanità territoriale in termini di gestione della pandemia da Covid-19, perché le farmacie umbre, pur nel pieno dell'emergenza coronavirus, restano in prima linea anche nella lotta all'AIDS. Con la chiara intenzione di premere costantemente sul tema della prevenzione e della conseguente divulgazione, per far conoscere agli utenti rischi e sfaccettature del virus HIV, che ancora oggi in tutto il mondo continua a mietere vittime. In occasione della giornata mondiale della lotta all'AIDS, che si celebra dal 1988 ed è in programma, come tutti gli anni, per domani, 1° dicembre, Federfarma Umbria e Allaiz Umbria Onlus spingono sul tasto dell'informazione. 230 farmacie regionali metteranno così a disposizione dei cittadini profilattici omaggio, fascicoli e volantini informativi, all'interno dei quali sono ben indicati presidi ospedalieri dove è possibile fare il test HIV. Allaiz Umbria fa sapere che in regione nel 2019 sono stati riscontrati 38 nuovi casi di infezione da HIV, cifra che porta il totale dal 2009, anno d'inizio raccolta dati, al 2019 a quota 434. E in centro a Perugia tornano ad accendersi le luminarie natalizie. A Perugia, dunque, il capoluogo umbro, priorità rispettata, accendere le luminarie nell'ultimo fine settimana di novembre. Le associazioni dei commercianti del centro storico, in collaborazione con il comune, hanno provveduto alla copertura delle spese per l'allestimento degli addobbi natalizi. Quest'anno grandi novità con le musiche natalizie in centro storico in collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz. Dunque si accende nuovamente il Natale a Perugia e io vi aspetto tra pochissimo per la nostra pagina sportiva. Parleremo della pesantissima vittoria della Sir Perugia sul difficile campo di Vibo Valentia, che si presentava al cospetto dei Black Devils da terza della classe. Parleremo anche del pareggio del Perugia Calcio con la capolista su Tirol, aggiornamenti anche sulla Ternana e il Gubbio. Vi aspetto tra poco per la pagina sport. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it.
La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Maghera ti offre servizi di asporto e delivery. Scegli le specialità della casa dal nostro menu e ordina telefonicamente dalle 9 in poi. L'asporto è disponibile dal lunedì al sabato a pranzo e a cena e la domenica esclusivamente per la cena. Chiamaci allo 075 372 8543 e visita il nostro sito web per sfogliare il menu www.ristorantepizzeriamaghera.it. Via Pietro Soriano 64, Perugia. Per la terza stagione di fila, TEF Channel è l'emittente ufficiale della C Perugia Calcio. Ogni mese un grifone negli studi di Grifo Stadium e l'intervista esclusiva pre-gara di un giocatore della squadra biancorossa. TEF Channel, quando il calcio è passione. Apriamo con il volley la nostra pagina sportiva con la SIA Perugia che torna dall'ostica trasferta sul campo di Vibo Valentia con 3 punti pieni frutto di una vittoria in 4 set. I Black Devils tornano in vetta alla classifica ad una lunghezza da Civitanova e giovedì c'è il recupero del big match con Modena al Palabarton, fischio d'inizio alle 20 per appunto il recupero della nona giornata del girone di andata. Seconda vittoria di fila per la SIR Perugia dopo lo stop di 3 turni causa Covid. Nell'ostica trasferta al Palamagliata, al cospetto della Tonno Callipo Vibo Valentia, squadra che con la guida tecnica di coach Valerio Baldovin si sta attestando come la rivelazione di questo campionato, tanto da essere arrivata al match con Perugia da terza della classe, i Black Devils si impongono in 4 set con i parziali di 23-25, 29-27, 17-25, 22-25. Miglior realizzatore di giornata di nuovo l'asso cubano Wilfredo Leon, che mette a terra 28 palloni vincenti con 7 imprendibili ace. Ma il regista Dragan Travic manda in doppia cifra anche capitano Atanasievic, 14 punti, Plotnitsky e Solé, entrambi a quota 12. 3 punti pesanti per i ragazzi del presidente Sirci, che confermano la vetta della classifica, scavalcando di nuovo Civitanova a 27 punti. Dopo 3 trasferte consecutive, Atanasievic e compagni torneranno a giocare tra le mura amiche del Palabarton giovedì sera alle 20 per il recupero della 9ª giornata di andata del campionato di Superlega con Modena e domenica 6 alle 17 contro Piacenza, 2ª giornata del girone di ritorno. E parliamo di calcio, un punto in casa della capolista Sud Tirol per il Perugia. Il match valido per la 13ª giornata di campionato finisce 1-1 con il gol di Melchiorri, a cui risponde Casiraghi su rigore. Paola Costantini. Ancora un pareggio per il Perugia che in casa della capolista Sud Tirol non va oltre l'1-1 nella 13ª giornata di Serie C Girone B. La squadra guidata da Fabio Caserta ha un ottimo impatto sul match, la rete del momentaneo vantaggio biancorosso arriva in apertura di partita. Al 2° minuto Melchiorri, uomo giusto al momento giusto, non deve far altro che accompagnare in rete la palla raccogliendo la ribattuta del palo dopo la gran parata di Poluzzi su Murano. E ancora il numero 9 ospite, dopo soli 7 minuti, ad avere la chance per segnare il 2° gol. Elia lo serve perfettamente, ma Melchiorri da solo davanti al portiere si vede respingere la palla.
Grifo ancora pericoloso al 31esimo. Questa volta l'occasione capita sui piedi di Falserano, che schiaccia a terra il pallone non inquadrando lo specchio della porta. Al minuto 37 un passaggio all'indietro del Sud Tirol favorisce l'intervento di Melchiorri, che anche in questo caso, solo davanti al portiere, non sfrutta la ghiotta opportunità. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 40esimo, Rosi in area tocca Casiraghi e per il signor Madonia di Palermo è rigore. Dagli 11 metri il trequartista bergamasco non sbaglia e si va a riposo in parità. Nel secondo tempo i biancorossi perdono un po' di smalto. I padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco e tentano il sorpasso, ma il punteggio non cambia. Anche il Perugia prova a scuotersi, ma i tentativi sono inefficaci. Il Sud Tirol resta in testa alla classifica, quota 26, con il Padova e il Grifo, quarto e distante 3 punti dalla vetta. Ma un giudizio molto positivo. La squadra, soprattutto nel primo tempo, ha creato tantissime palle gol. Dovevamo sfruttarle meglio, però l'importante poi alla fine è arrivare lì, creare soprattutto, essere pericolosi, perché è una cosa importante. Poi sono convinto che ci sono momenti positivi, momenti meno positivi, nel senso che magari ci saranno partite dove crei solo una palla gol e riesci a trasformarla, e magari adesso stiamo creando tanto ma non riusciamo magari a concretizzare. Però sono molto contento perché la squadra ha fatto una grande partita. Mi dispiace solo per il risultato finale, perché potevamo e meritavamo qualcosina in più, però continuiamo a lavorare così, siamo sulla buona strada. Un episodio che non ho visto bene alla panchina, i ragazzi mi hanno detto che sono andati in contrasto, se non erro Rossi, con un giocatore del Sud Tirol, quindi non lo so, lo voglio rivedere, ma conta ben poco adesso il mio giudizio sul calcio di rigore. E a proposito di calcio e del Perugia Calcio, vi ricordo come ogni lunedì l'appuntamento questa sera a partire dalle 21.15 in diretta dagli studi di TEF Channel, canale 12, l'appuntamento con Grifo Stadium, con il nostro direttore Giulio Nardi e i suoi ospiti. Ci spostiamo in casa della Ternana, ripresa degli allenamenti domani in vista del prossimo turno di campionato. Dopo il nono successo consecutivo ottenuto con la Vibonese, la Ternana sarà impegnata in casa allo stadio Libero Liberati contro il Bisceglie, fischio d'inizio alle 15 per la 14esima giornata. Dunque le fere torneranno ad allenarsi domani. E veniamo al Gubbio, per il Gubbio un punto contro la Feralpi Salò. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Vincenzo Torrente. La differenza è fatta che loro hanno riposato e noi 3 partite in una settimana non la reggi né fisicamente né mentalmente, anche perché abbiamo giocato con squadre come Perugia, come Triestina e Feralpi, quindi non dimentichiamo la Feralpi di seconda in classifica, però questa differenza per un'ora non l'ho vista assolutamente. Quindi complimenti ai ragazzi, poi alla fine erano stanchi, Guanito mi ha chiesto il cambio, la squadra era stanco, poi loro hanno inserito 4 giocatori offensivi, abbiamo cercato di contenerli perché non riuscivamo più sia a tener palla su e sia fisicamente. Loro hanno trovato un gol, hanno avuto anche delle occasioni poi dopo importanti. Hanno trovato un gol che Megalaitis è rimasto sul palo, peccato, perché lì dovevamo uscire. Se sale fuori gioco, peccato. Abbiamo preso il gol, forse quello più brutto. Sì. Se pensiamo poi che ci sono giocatori fortunati, giocatori delle assenze importanti, quindi sono contento per la prestazione. Però per un'ora, ripeto, a livello di qualità di gioco la squadra ha fatto veramente bene. Poi sapevo che la squadra poi nel secondo tempo reggere quei ritmi, 3 partite in una settimana, è quasi impossibile.
Per il recupero della sesta giornata di Serie D, girone E, il Tiferno ha battuto l'Ostia Mare per 2-0, portandosi ad un punto dalla vetta. Vediamo. Nel recupero della sesta giornata di campionato, la Tiferno ottiene la sua prima vittoria interna della stagione battendo per 2-0 un ottimo Ostia Mare, un successo che porta i biancorossi di Nofe a quota 11 a meno 1 dalla vetta per l'Ostia Mare, quarto KO stagionale, il primo della gestione De Angelis. C'è Orlandi dietro il tandem offensivo formato da Peluso e Traini nel 4-3-1-2 con cui scende in campo la Tiferno, 4-3-3 invece per gli ospiti con Nanni e Mastropietro sugli esterni e De Sousa punta centrale. Gara abbastanza bloccata nei primi minuti, la prima occasione degna di nota se la costruisce al minuto 22 Orlandi che si accentra e calcia col mancino con Giannini che blocca in due tempi. 4 minuti più tardi ci prova Bartoccini con la palla che finisce di poco sul fondo. La partita si sblocca al 33esimo con Maurizio Peluso che sul calcio di punizione sorprende così Giannini ed insacca il gol dell'1-0, quarto centro stagionale per il numero 10 della Tiferno. Ostia Mare che reagisce subito con il mancino di Nanni deviato in corner da Luigi. Al minuto 45 Giannini respinge così il destro di Traini. Al 46esimo bel cross di Nanni con Mastropietro che non riesce a trovare la deviazione vincente sprecando una ghiottissima occasione. Si va quindi al riposo con la Tiferno avanti 1-0. Nella ripresa è l'Ostia Mare a fare la partita senza però riuscire a rendersi particolarmente pericolosa dalle parti di Aluigi che però apre la personale serie di interventi decisivi all'87esimo deviando in corner questa conclusione di Moi. Gli ospiti poi colpiscono anche un palo con Carta e di seguito sale ancora in cattedra il portiere classe 2002 della Tiferno che salva prima su Mastropietro e poi sul colpo di testa di De Sousa. E allora il gol lo trovano i biancorossi che grazie a Michele Dicato chiudono la partita al minuto 92, primo gol in stagione per il classe 2001, 2-0 che fa calare il sipario al Bernicchi. Abbiamo contato una squadra. E prima di chiudere questa edizione del nostro TG dell'Umbria torniamo a parlare di cronaca, parliamo di lavoro perché il Consiglio Comunale di Terni nel pomeriggio di oggi ha approvato con 30 voti a favore e 2 astensioni un atto di indirizzo sulla vicenda Treofan. Il Consiglio Comunale condanna le scelte scellerate della multinazionale che intende chiudere lo stabilimento di Terni nonostante il suo indubbio valore produttivo e la sua virtuosità a livello nazionale ed europeo. Sottolinea la valenza strategica che rappresenta per il sito produttivo Treofan, per Terni, per l'Umbria, ma anche per l'intero paese, tanto da renderlo insieme all'intero comparto chimico ternano confacente con quanto previsto dall'articolo 43 della Costituzione. Perciò ritiene che il sindaco debba intervenire in tutte le componenti e in tutte le competenti sedi istituzionali, in primis al Mise, per tutelare i livelli occupazionali e produttivi della Treofan e ritiene fondamentale l'esigenza di operare e obbligare Jindal alla cessione dello stabilimento ternano. Richiede altresì al sindaco di riferire periodicamente in Consiglio Comunale sugli sviluppi e gli esiti di questa vertenza, esprime solidarietà alle maestranze e a tutte le loro famiglie che vivono da mesi una situazione critica e che chiedono soltanto di avere il diritto di continuare a lavorare. Con questa notizia si chiude questa nostra edizione del TG dell'Umbria. Vi ricordo l'appuntamento alle 21:15 con Grifo Stadium. Per quanto riguarda l'informazione torniamo domani alle 13:30 e alle 19:00. Arrivederci.
Europa e Umbria per te, il programma per una regione dinamica, bella e sicura. Scopri tutte le iniziative della Regione Umbria per il turismo, i cittadini e l'economia. Inquadra il QR code oppure vai su www.regioneumbria.it coronavirus. La consigliera di parità regionale promuove uguaglianza e pari opportunità. Interviene in caso di discriminazione di genere, anche quando essere discriminato è un uomo. Usufruire del servizio. Lavoratrici, lavoratori, sindacati e aziende, enti pubblici e privati. Hai un problema? Non aspettare. Rivolgiti alla consigliera di parità regionale. A questi contatti. Il servizio è gratuito. Sabato 5 dicembre il Corriere dell'Umbria ti attende in edicola con un fantastico regalo. Il calendario lunario Barbanera 2021 in omaggio con la copia del Corriere. Prenota la tua copia al tuo edicolante di fiducia. Calendario lunario Barbanera. Sabato 5 dicembre, gratis con il Corriere dell'Umbria. Il bisogno di sangue non si ferma mai. È importante il tuo contributo ora più che mai. Donare sangue e plasma è un gesto di solidarietà e puoi farlo in tutta sicurezza aiutando chi lotta per la vita ogni giorno. Contatta la sede Avis più vicina a te e prenota la tua donazione. Fai la tua parte. Dona. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile, basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer. Passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri. Con assistenza illimitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. Di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni.